cavaliere, tanto onorato dalle dame, ma Chisciotte ne voleva una sola, Dulcinea del Toboso. Però egli era troppo impegnato nelle armi e perdeva di vista qualsiasi corteggiamento. O forse era timido. Vi ricordate noi, 3-4 mesi a dire ti amo per toccare un ginocchio al cinema? E poi le sposavamo anche, per cui proprio, cioè, uno straccio di moroso oggi come oggi è difficile trovarlo. Se vuole faccio sentire la mia spalla come umida del pianto di fanciulle che dicono purtroppo non ci sono più gli uomini di una volta. Invece ci sono ancora, solo che non esercitano. Ma vorrei dire al mio padrone adesso che pare così confuso, sfinito e depresso, beh, sappi Chisciotte che Dulcinea non è poi così lontana, e quando si avvicinerà abbassa la tua lancia e lasciati trasportare dall'emozione. Io Dulcinea, venisci le mie pene, risuona le ferite di un cuore senza età. Caro Sancho, che basta un asino a scatenar la guerra. Sì, lottavo sol per te. Sì, soffrivo sol per te. Non c'è magia che valga. Allora io mi fregio da re dei leoni. Allora ridiamo. Ma di chi? Di Chisciotte o del leone? Sappiate, non sono un buffone e ora mi fregio da re dei leoni. Thank you.
certamente, perché è grata grata, in fondo, in ognuno di noi c'è Don Chisciotte, Dulcinea e anche Sancho Panza. Siamo tutti Don Chisciotte, siamo tutti Sancho Panza, affacciati alla